Grandi emozioni al saggio di fine anno della John Cage Music Academy, tenutosi domenica 3 luglio all'interno della meravigliosa cornice del Teatro Traetta. La giovane realtà bitontina ha raccolto applausi e tanta soddisfazione dopo un percorso finalmente in presenza degli studenti. Mi sono divertita tanto perché è stato molto bello, abbiamo fatto molte canzoni, è stato molto bello quest'anno, ho imparato molte cose. Questo è stato il mio primo anno alla John Cage Academy, ma ho suonato prima la batteria e devo dire che mi sono trovato molto bene. Già da piccolo immaginavo di suonare la batteria, infatti ora la suono. La musica è da sempre la compagna della loro vita. Nei loro occhi il luccichio di un sogno nel cassetto da coltivare, nei loro progetti la voglia di continuare a frequentare le lezioni della scuola bitontina. Mi trovo abbastanza bene sia con il maestro, poi appena hanno aperto la scuola io sono stata molto molto felice e quindi ho detto subito sì, si comincia quest'anno, non vedo l'ora e quindi non lascerò mai questa scuola. Soprattutto dopo la pandemia è stato bello riprendere a fare lezione, vero? Sì, certamente, anche senza mascherina, è molto bello. E tu pensi di continuare a scuola? Sì, perché mi sento molto felice quando suono e canto. Nota positiva è che quest'anno sono state registrate iscrizioni di un gruppo variegato di musicisti, dalla più tenera età di 5 anni fino intorno ai 50. Sono cresciuti dietro la guida di validi insegnanti che raccontano di un anno scolastico in cui hanno riscontrato buone risposte, partecipazione e tanta voglia di imparare. A confermarlo Anna Elisa Lacetera, insegnante di piano classico. Quest'anno è andata decisamente molto meglio rispetto all'anno scorso, visto che la pandemia ci ha dato un attimo di tregua, siamo riusciti ad avere tutte le lezioni in presenza. I ragazzi hanno risposto molto bene, tutti felici, contenti comunque di avere una lezione individuale e comunque in presenza e non purtroppo le lezioni online che abbiamo dovuto fare negli anni scorsi. Quest'anno per fortuna i ragazzi sono felici, siamo riusciti a montare questo saggio che era ormai bloccato da 2 anni e stanno rispondendo abbastanza bene, sono felici di esibirsi anche se sono piccolini, molti sono piccoli e alle prime esperienze e loro sono veramente molto pronti e preparati e vogliosi di calcare questo palco. Un bilancio positivo allora dopo le difficoltà che sono state riscontrate durante i più duri anni della pandemia del coronavirus, periodo durante il quale è partita l'avventura della John Cage Music Academy. Sicuramente è andato molto meglio di come ci aspettavamo, insomma sappiamo tutti il periodo difficile che abbiamo attraversato, però malgrado questo insomma abbiamo fatto davvero tanti iscritti, tanti ragazzi ci hanno scelto come accademia, quindi siamo più che soddisfatti. L'augurio che Francesco Acquafredda, uno dei dirigenti e docenti della scuola, fa ai suoi studenti è quello di divertirsi suonando. È davvero importante per un musicista trasmettere quello che ha dentro di sé, la propria passione. Nel cuore di Francesco la speranza di poter continuare con successo la sua avventura con la John Cage Music Academy. Spero di poter fare ancora di più per i miei studenti, spero ovviamente di averne sempre tanti altri in più e sono sicuro che, visto l'ultimo lavoro che stiamo facendo fino ad ora, ci riusciremo. Lo sguardo resta allora proteso al futuro, quello stesso che ritroviamo nel leitmotiv di questa realtà, Composing Your Future. In cantina, infatti, ci sono anche nuovi progetti che avranno vita soprattutto in autunno. Dovremmo avere un ospite ad ottobre, abbiamo definito con lui il tutto, quindi a breve nuove comunicazioni.